Trattato non può ricadere solo ed esclusivamente sulle spalle del Ministero degli Esteri, anche perché i benefici li si hanno in campi diversi, cioè in quello dello sviluppo economico o nel caso specifico o addirittura in quello della ricerca dell'università e ricerca scientifica. Quindi noi con questo emendamento chiediamo molto semplicemente che venga traslato il fondo di accantonamento, non, cioè che venga attinto il fondo di accantonamento non da quello del Ministero degli Affari Esteri, ma quello dello sviluppo economico, perché effettivamente se ci possono evidenziare dei benefici da questo trattato, di questa mutua ricerca scientifica, sono poi in termini pratici, in termini economici, evidentemente delle produzioni che vanno a compensare, vanno in qualche modo ad incrementare il prodotto interno lordo di entrambi i paesi, ed è in maniera specifica il Ministro dello Sviluppo Economico dover farsi carico di questo tipo di sviluppo. Grazie. Grazie a lei. 3.20 Gianluca Pini, parere contrario della Commissione e del Governo, la votazione è aperta. E anche quello della Quinta Commissione, per informazione. Gregori. Del Grosso, Dell'Ai, Colonnese. Abbiamo votato tutti? No, Costantino. Carloni. Giampaolo Galli, Baruffi. Onorevole Giampaolo Galli, e poi chiudiamo la votazione. Bene, la votazione è chiusa. Presenti e votanti 442, maggioranza 222, favorevoli 71, contrari 371. La Camera respinge. 3.21, Gianluca Pini, onorevole Simonetti. Il voto favorevole del gruppo Lega Nord. Bene, complimenti onorevole Simonetti. Prego, onorevole Gianluca Pini, a titolo personale. Grazie Presidente, lei mi legge nel pensiero, la cosa un po' mi preoccupa. Parallelamente a quello che si diceva prima, cioè che la competenza poteva essere diffusa, ma così non è stato per volontà del Governo, allora cerchiamo, ripeto, di andare a difendere quelle poche risorse che il Ministero degli Affari Esteri ha e che dovrebbe impiegare sicuramente per, anche per la cooperazione internazionale, siccome il Ministero degli Affari Esteri e in maniera specifica la cooperazione internazionale, compito delicatissimo che si è dimostrato sempre più cruciale nel fermare anche fenomeni di immigrazione clandestina di massa come quelli che abbiamo visto. E per poterlo fare, nel caso specifico, trattandosi di cooperazione scientifica, magari questi 226 mila euro che sono posti